Castino Fiorentino ha usato AISA appunto per il proprio ciclo dei rifiuti e al 31 dicembre del 2010 sostanzialmente aveva un debito perché per vari esercizi o non aveva pagato o aveva pagato parzialmente appunto AISA stessa di 2 milioni di euro, cioè una cifra molto molto importante. Il comune di Castiglion Fiorentino a commissariamento in corso ha fatto una proposta di stralcio del debito chiedendo di pagare il 50%. AISA, dopo aver chiesto un parere al sindaco Fanfani, al legale e dai sindaci revisori, ha deciso di accettare quindi 1 milione di euro. Sostanzialmente collettivizzando le perdite tra la collettività aretina. E questa è una cosa che soprattutto per i singoli cittadini, una piccola impresa che quotidianamente deve pagare le tasse, i tributi, i servizi in maniera completa, è abbastanza, come dire, fastidioso, diciamo così. La stessa catena di comando che ha portato a questa decisione, in tutti i vari passaggi, o ci sono stati dei defilamenti, qualcuno che si è lavato un po' le mani di questa vicenda, i vertici del Comune di Arezzo, oppure, come ad esempio i sindaci revisori di AISA stessa, che hanno sottolineato come questa operazione forse non sarebbe completamente aderente ai principi di legge, e questo è un altro aspetto che secondo noi va sottolineato, considerando che gli stessi sindaci revisori ci hanno impedito di avere i verbali completi delle loro riunioni, quindi atto secondo me che non va nella direzione della trasparenza amministrativa che credo che sia auspicata da tutti e che nel 2014, soprattutto in un'azienda del Comune di Arezzo, non dovrebbe essere nemmeno messa in discussione. Insomma, chiediamo con forza che il Comune di Arezzo a questo punto vada a cercare i responsabili e si faccia promotore di un'azione perché chi ha prodotto questo danno lo debba risarcire. Questo è un altro tema molto importante.